La Sicilia finalmente eh, renderà la fibromialgia non più una malattia invisibile. Io, come referente di AIS, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, ho il piacere e la felicità di poterlo dire. Grazie al, al decreto assessoriale che in questi giorni è uscito e è stato pubblicato in Gazzetta, con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro che potesse affiancare l'assessorato a poter delineare quelle linee guida per la diagnosi, il trattamento, la gestione della la patologia in Regione Sicilia. Sono fortemente emozionata perché questo risultato è frutto di veramente anni di lavoro qui in Sicilia, da quando ho iniziato a battermi per questa causa eh, di dare dignità ai pazienti fibromialgici. Finalmente siamo arrivati a un inizio di una conclusione, comunque. Perché eh, avere questo, uh, questo atto è, è veramente una cosa molto importante. Perché finalmente, definendo queste linee guida, possiamo dire di avere un riconoscimento reale di questa eh, patologia. Auspichiamo che veramente attraverso il lavoro di questo gruppo di lavoro insieme appunto all'assessorato veramente i pazienti in Sicilia possono, essere, possono ricevere assistenza possono essere supportati a 360 a 60 gradi naturalmente per questo ringrazio infinitamente eh, l'assessore Ruggero Razza col quale mi sono confrontata già a suo tempo e che eh, da, dal primo momento ci aveva veramente eh, affiancati e supportati in effetti i risultati sono arrivati e non posso veramente fare altro un cuore pieno di, di felicità perché anch'io sono una paziente fibromialgica, dire grazie eh, all'assessore all, all eh, e non solo, anche al nostro Presidente di Regione. Volevo anche ringraziare chi si è messo a disposizione, mh, so che sono stati appunto convocati, hanno accettato e, e il, i componenti di questo gruppo di lavoro, eh, come la dottoressa Giuliana Guggino eh, del Policlinico di Palermo, il dottor Sergio Chisari di Catania. Il dottor Daniele Buttitta, il, il dottor Brighina, neurologo mentre il dottor Buttitta, un, un nutrizionista, la, eh, la giornalista Deborah Borgese che ci sta dando una mano come consulente proprio dell'associazione. Dell Io auspico che i lavori eh, possano eh, essere intrapresi in maniera eh, veloce e soprattutto che abbiano un, una continuità in modo che eh, finalmente, <ride> eh, dopo tanta attesa, eh, dato che un decreto assessoriale ci garantisce questo lavoro, possiamo veramente avere e ottenere ciò che meritiamo: una dignità di malati, un supporto, una rete di assistenza reale e concreta. Veramente questi pazienti che siamo reali, esistiamo e quindi è giusto, è corretto che abbiamo una giusta e vera, è un giusto e un vero uh, aiuto. Grazie a chi ha permesso tutto ciò.